per protagonisti Albion e Pride. Mi aspetto 90 minuti giocati a ritmi elevati, Pier, con occasioni e capovolgimenti di fronte. Bravo il difensore che ferma tutto. Freuler, Poulsen, prova a rendersi pericoloso il Pride, cross in area. Se fosse entrata qui veniva giù lo stadio. Oh, un gol al volo, è pur sempre un gol al volo, Pier. È da apprezzare comunque il gesto tecnico dell'attaccante, conclusione che meritava miglior sorte. Mariano, Rabiot, lo supera benissimo. Origi, Courtois, bravissimo qui. Palla in area di rigore, ci mette i pugni e allontana. Portiere si spinge in avanti, abbastanza clamorosa questa sua iniziativa. Un'entrata decisa e efficace. Ismaili, palla buttata via, l'ha letta bene il difensore. Mariano, possono passare in vantaggio. Ecco il gol dell'1-0. La sbloccano subito. Splendido il suggerimento in verticale in occasione del gol, come evidenziato da queste immagini. Ripartenza micidiale. L'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata. Bravo. Palla giocata sugli esterni. Dagba, Ismaili, la domestica De Jong, Poulsen, ottima lettura difensiva. Mariano, ecco Righi, attenzione pericolo. Recupera il pallone con un intervento decisivo. Mensebaini, Freuler, passaggio calibrato male, il pallone esce. Poulsen si riprenderà con la rimessa laterale. Occhio a questo lancio. Lettura perfetta e palla recuperata. Freuler, Poulsen, hanno perso palla. Prova l'Albion. Intervento provvidenziale del difensore. Il portiere in presa sicura. Il tocco per De Jong. Dagba. La domestica De Jong.
Sørloth. Poulsen. Freuler. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Ferma l'avversario con questa entrata e concede il calcio d'angolo. Corner battuto in mezzo. Non si fida, spazza via di pugno. De Jong. Tutto inutile, tutto fermo, si è alzata la bandierina dell'assistente. Eh sì, di poco, ma era fuori gioco. Pallone troppo prevedibile questo. Poulsen. Prova a rubargli il pallone. Sventa un'azione davvero pericolosa. Mariano. Avanza, non riescono a fermarlo, attenzione. Difesa in difficoltà questa. Si porta la più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Konoplyanka. Perdono palla. Mariano. Occasione d'oro. Il miracolo di Courtois da pochi passi. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. La difesa la meglio e allontana il pallone. Oggi sembrano davvero scatenati. Riescono ad arrivare al tiro con una facilità a tratti imbarazzante. Risultato che non fa una piega. Opportunità! Un intervento che vale come un gol. Konoplyanka. Palla rubata in una zona pericolosa. Può avanzare indisturbato. Courtois dice di no. Corner in aria. Non corre rischi, sceglie i pugni. Ecco Escudero. Ecco Righi. Prova il pallone. Non può fallire, attenzione. E il pallone entra. Questa è l'azione che ha portato al gol. Tutto nasce da un intervento maldestro del portiere, che non è riuscito ad allontanare la palla sulla prima conclusione, favorendo poi l'inserimento dell'avversario, che non ha avuto problemi. Un minuto indicato dal tabellone del quarto uomo. Freuler. Poulsen. Arbitro che dice che può bastare. Primo tempo. Ripresa che si apre con il Pride chiamato a rimontare. La domestica De Jong. Il tocco per De Jong. Holland. Tenta l'imbucata qui per il compagno. Crossa in area. Carvajal allontana il pallone. Mariano. Palla molto interessante. Possono dunque ripartire. L'arbitro assegna il fallo laterale. Spazio per il cross. Ecco Righi. Attenzione, tutto solo. Palla sul palo e poi in gol. Gol che merita di essere rivisto per apprezzare meglio l'1-2 con il quale si è liberato al tiro. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. Mariano. L'arbitro perde qui il pallone. Poulsen.
Aviso importante para el dueño de una berlina negra de marca Conoplianca. Buon intervento difensivo. Tackle con il pallone che termina dunque in fallo laterale. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Mariano. Rabiot. Lo vede. Grande recupero in area. Il tocco per De Jong. Bel passaggio. Dagba. Pallone profondo per il compagno. Può colpire da lì. Ecco Righi. Attenzione, pericolo. Strepitoso qui l'intervento del portiere che dice di no. Ha tolto la palla letteralmente dalla porta. È un prodigio, eh? Pallone in mezzo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Palla che termina fuori, sarà rimessa laterale. Mariano. Ecco Righi. Non può sbagliare da lì. Portiere che sventa la conclusione senza nessuna difficoltà. Una sicurezza per tutta la difesa, la sua. Eh sì, Pier. Non può concedersi distrazioni o sono guai. Non va per il sottile e la mette in calcio d'angolo. Palla verso il centro dell'area. Ci mette i pugni e allontana. Fondamentale il difensore. L'arbitro dice che si può giocare. Sì, corretto. Ecco Righi. Fa sua la palla con un intervento duro ma regolare. C'è campo per la ripartenza. Dagba prova ad aprire il campo in ampiezza. Si affidano una fitta rete di passaggi. Il tocco dentro. Difesa molto attenta. Grande contrasto qui. Il tocco del difensore e dunque calcio d'angolo. Occhio al tocco in mezzo. Niente da fare qui per loro. Rodrigo. De Jong. Lo supera benissimo. Pulisce la tre quarti evitando guai peggiori. Ecco Righi. Non può fallire, attenzione. Courtois spinge, ma non è finita. Continua la pressione, ancora calcio d'angolo. Gara ancora aperta, anche se non manca molto alla fine. Hanno le carte in regola per chiuderla. La spinta dei tifosi è incessante, ora o mai più, Pier. Origi. Mariano. Buona l'intuizione qui. Può colpire da lì. Palla respinta dal difensore. Ma che gol ha fatto! Non ci ha pensato due volte, ha fulminato alla grande il portiere. Rivediamo l'azione del gol. Tanto ha fatto infuriare il tecnico. Sono rimasti praticamente a guardare senza riuscire a spazzare la palla dall'area, un gol che si poteva evitare con un po' più di attenzione, eh? Perfetto oggi nei passaggi. Puntuale qui il difensore nel recupero. Era fallo, ma c'è il vantaggio. Il tocco per De Jong. Non riescono a tenerla. Robben. C'è l'errore, perdono palla. Grande opportunità. Prova il pallonetto. È la sua terza rete oggi. Hat-trick. Tre gol per confermare il suo stato di grazia. Sta facendo letteralmente ammattire la difesa. Siamo nelle fasi finali della gara. Le cose non si sono messe bene per loro. Per questo fallo l'arbitro ferma il gioco.
Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Ecco Agi. Il tocco per De Jong. Posizione ideale. Perde il pallone il Pride. Brutto errore questo. Origi. Oggi da lì non si passa. Rabiot. Origi. Può andare uno contro uno col portiere. Può far male qui. Attaccante che ha provato il tocco sotto, ma senza successo. Forse ha preteso un po' troppo da questa situazione. Voleva il gol ad effetto. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Finisce qui, ottimo risultato anche grazie al fattore campo. È un successo. Tutto pronto? Preparatevi a vivere 90 minuti di grande calcio. Un saluto a tutti gli amici a casa da parte di Pierluigi Pardo. A farmi compagnia come sempre c'è Stefano Nava, Food Champions Weekend League, protagonista del match che andremo a commentare oggi. Scendono in campo Boro e Albion. Le sfide del Weekend League sono sempre imprevedibili, ricche spesso di gol e di giocate spettacolari come piace al pubblico. Credo proprio che anche oggi... E c'è la presa sicura del portiere. Mané. Guardiola. Hakimi. Malquit. Va con il possesso palla. Ha controllato male, bravo qui il difensore. Dries Mertens. Immobile. Riceve Mertens. Prova l'Albion.
Occhio al pallone per il possibile vantaggio. E trovano subito il gol che sblocca la partita. Partenza a razzo per loro. E la messa è una conclusione ravvicinata, abbastanza semplice, ma forse solo apparentemente. Bisogna farsi trovare pronti e metterla, e lui c'era. Entra bene qui sull'avversario, lo ferma Dries Mertens. Hakimi cerca di bucarla per il compagno. Sicuro il portiere nell'uscita. Grande intervento, Pierre. Palla per Figo. Boro che regala il pallone agli avversari. Ciro Immobile. Deulofeu. Occhio a Mertens. Buon movimento di squadra. Recupera la palla e fa ripartire i suoi. Gran palla lunga di Cristiano Ronaldo. Azione che sembrava potenzialmente interessante. Pressing che ha dato i suoi frutti. Nuovo possesso palla. A caccia del gol del pari. Tiro murato. Palla recuperata in zona d'attacco. Attenzione. Ferma un altro tiro. Dries Mertens. Immobile. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare, ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare, devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Palla per Figo. Attenzione al CR7. Ottima lettura difensiva. Mertens. Immobile. Riconquista un pallone importante. Riconquista il pallone in maniera efficace. Deulofeu. A campo l'Albion, vediamo se sfrutta questa occasione. Problemi. E c'è il gol. Il pressing ha funzionato. Qui hanno recuperato palla e per il portiere non c'è stato niente da fare. Partita che assume ormai una fisionomia molto precisa. C'è una gabbia su Cristiano Ronaldo. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Nessun problema per Handanovic. Alessandro. Teio. Deulofeu. Occhio a Mertens. Occhio all'Albion. C'è campo per lui. Ha fatto centro, la porta era praticamente vuota. Ecco il replay dell'azione che ha portato al gol. Hanno ubriacato la retroguardia avversaria con questo tiki-taka prolungato. Le gambe non gli sono tremate, eh? È scappato il portiere prima di depositare la palla nella porta, incustodita. Cristiano Ronaldo. Ecco Figo. Guardiola. Recupera palla grazie a un buon tecco. Prova l'imboccata Immobile.
Occhio a Mertens. Palla vagante. Tocco impreciso, pallone recuperato. Ecco Figo. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Prova l'Albion. Buono il contrasto. Ottime qualità nel possesso fin qui. Arriva l'intervento dell'arbitro, punizione. Buon pallone filtrante. Allontana Koulibaly. Dries Mertens. Attenzione a Immobile. Teio. Immobile. Mette palla in profondità per il compagno. Il rinvio di Koulibaly. Mané. Hakimi. Avanza verso la porta. Recuperano il pallone. Ci sarà un minuto da recuperare, come indica il quarto uomo. Dries Mertens. Gran dribbling. E il pallone entra. Ed è gol. Questo è il replay del gol. Una ripartenza perfetta, una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere. Non poteva fare molto da quella distanza. Akraf Hakimi. Si aprono dunque le ostilità di questa ripresa. Match valido, lo ricordo, per la Food Champions Weekend League. I due allenatori avranno approfittato dell'intervallo per dare indicazioni ai propri giocatori. Vedremo se e come cambierà la partita in questo secondo tempo. Teio. Pallone regalato agli avversari. Doveva essere una partita equilibrata, invece si sta rivelando una gara a senso. Si libera bene, occhio perché è solo. Che gol! Splendida rete! Conducono con grande margine, 5-1 fino a questo momento. Sadio Mané. Tackle con il pallone che termina dunque in fallo laterale. Allenatore richiama in panchina il giocatore e il pubblico, sentite con quanti fischi accompagna la sua uscita dal campo. Dalla sua espressione si capisce che nemmeno lui può metterla da lì. Intervento provvidenziale del difensore. Ha evitato un gol fatto. Ci sono metri per andare. Se ne può andare adesso. Cerca il cucchiaio. Non ha avuto l'istinto del killer. Questa era un'ottima occasione per segnare, ma l'ha sciupata. Si starà mangiando le mani, Pier. Davvero troppo brutta la conclusione per sperare di fare gol. Un altro ottimo tocco. Fischia l'arbitro, punizione. Battono subito il calcio di punizione. Dries Mertens. Attenzione a Immobile. L'arbitro lascia correre. Attenzione, tutto solo. Ottima la scelta di tempo del portiere. Non gli ha dato il tempo di tirare. Salutiamo nonno Giovanni che ci sta seguendo da casa. Oggi palla in palo laterale. Noi a causa di una brutta influenza. Forza Giovanni, ti aspettiamo presto. Hakimi. I cori, i canti, l'entusiasmo d'inizio gara ha lasciato spazio a un silenzio quasi rassegnato adesso, colpa del risultato. Vedere la propria squadra subire in questo modo non è mai facile né bello, specie quando si gioca in casa. Conquistano una buona posizione da posizione interessante. Posizione interessante, può anche andare direttamente in porta da lì. Alessandro. Occhio al traversone. Hakimi. Occhio a Nainggolan. Tocco per Immobile. La difesa spazza via il pallone.